amici di Bracciami Ancora, io oggi mi trovo a Carrù, provincia di Cuneo, e qui a dicembre si svolge la fiera dedicata al bue grasso, la fiera del bue grasso di Carrù, che è un prodotto eccezionale, un monumento della gastronomia italiana. Io mi farò accompagnare da alcuni amici per scoprire meglio, vivere il dietro le quinte di questa fiera, assaggiare il bollito e la carne che si ottiene da questi meravigliosi animali. E però sono le 8 di mattina, fa un freddo cane e io direi di iniziare a fare colazione. Panino con salsiccia alle 8 di mattina. E dopo il panino con la salsiccia, il vin brulé, no? Qui si usa così e noi ci immergiamo nelle usanze. Amici di Bracciami Ancora, io questo giro alla fiera del bue grasso di Carrù me lo faccio con Cristian, ve lo presento, lui è il proprietario del rifugio della bistecca o rifugio la pavoncella, come si chiama? Rifugio la pavoncella è tutto il comprensorio. Dov'è che stai? A Camerana, in provincia di Cuneo, ma al confine con la Liguria, quindi siamo molto vicini alla città. Ti verremo a trovare di millesimo. Ora, siccome tu qui ci vieni tutti gli anni, assolutamente, io ti ho chiesto, mi fai da cicerone? Certo. Venerdì sera, certo, sì. Darlo al proprietario. Abbiamo ottenuto il pass, siamo all'interno dell'area riservata e qui è tutto un brulicare di allevatori, macellai, addetti ai lavori. Adesso entriamo, ci sono tutti i buoi grassi in bella posa perché sta passando la giuria, qui è tutto. Oggi è una giornata dedicata alla celebrazione del bue grasso, quindi c'è un concorso di bellezza, ci sono tutta una serie di attività legate ovviamente al bue grasso. Allora, io sono con Franco, 85 anni, piemontese doc. Posso dirti, è bella questa fiera, io non c'ero mai stato, molto bella. Questa, ci sono degli esemplari formidabili. Oggi c'è un bue qua di 1530 kg. Questa fiera qua è il cuore della razza piemontese. Bello, senti qua. Come le vedi queste bestie? Mi sembrano degli esemplari, no? Più le faccio passare e più li vedo belli. Io sono con Silvio che è uno storico macellaio, tu hai fatto il macellaio per 47 anni 47 e mezzo anni. Per conto mio, più 10 da dipendente. Allora dimmi, 57 e mezzo. Che cosa hanno di particolare queste bestie alle nostre spalle? Di una volta, con meno coscia, con un gusto però caratteristico perché la carne è molto più amarezzata, molto più gustosa. Adesso poi negli anni si è sempre sviluppata la doppia groppa per avere più carne, più polpa e più tagli di posteriore. Invece il bue grasso per me è inteso come questo o i migliorati sono tendenza alla coscia. Quindi quando hai iniziato te erano così? Quando ho iniziato io erano così. E ora invece hanno una conformità diversa? Perché la genetica è cambiata negli anni, sempre per questa morfologia che si sviluppa sempre di più, sempre razza piemontese ovviamente, ma il gusto ha un po' di scapito del gusto sicuramente. Quindi secondo te questo è il migliore? Questo è il migliore, migliore. Questo è il migliorato, è mezza coscia, perché hanno polpa ma non ancora la polpa del fassone, della groppa doppia. E comunque poi ognuno ha la sua interpretazione, non è che io la mia sia la verità in assoluto. Sì, sì, sì. No? Perché ognuno poi la pensa, la filosofia sono tante, i modi di pensare pure, sono anche quello che sia. Questi due qua sono i miei due buoi che ho portato stamattina qua a Carrù. Questi sono buoi di 54 mesi, uno 54 e l'altro 55, con un peso di 12 quintali su questo, e invece quello là dietro che è 13 quintali e 60. Sono sì. Loro i buoi grassi di Carrù, sono animali eccezionali. Li teniamo come minimo 4 anni, perciò hanno tutti dai 4 ai 5 anni di età. Questi due qua sono due migliorati,
sono animali con alta taglia, se vedete sono animali che una volta era impensabile che si arrivassero animali di questo peso, però grazie alla selezione genetica della Naborapi e di noi allevatori, che comunque tutti assieme abbiamo sempre cercato di alzare la taglia di questi animali e le forme, e vengono secondo me degli animali spettacolari, è uno spettacolo, e lo spettacolo più grande è assaggiare questa carne. Dove andiamo? A pranzo, a mangiare il bollito. Sei più piemontese di me, com'è sto bollito? Spettacolare. Si fa mangiare? È da mangiare. Ok. Specialmente guarda la lingua. Pure se stiamo in una sagra? La lingua. Sì. È deliziosa. Allora, assaggio di lingua. Signori, assaggio di lingua. Di bue grasso di Carrù. Aspetta. Dimmi se è vero. Buono, buono. Aspetta, ci metto la salsa verde, giusto? Allora, lingua con salsa verde. Sì, con la salsa verde lo posso dire, mortacci quanto è buona. Allora, la mia permanenza qui a Carrù è terminata, vi ho fatto vedere la fiera dall'interno, quindi abbiamo visto il dietro le quinte di questa fiera del bue grasso di Carrù, e ci siamo pure assaggiati il bollito nello stand che hanno organizzato per la fiera. Molto interessante come esperienza. Io non impazzisco quando vedo le gare di bellezza degli animali, le gare di cucina, ma sicuramente a Carrù una volta nella vita bisogna venire, e la fiera del bue grasso di Carrù è uno di quegli appuntamenti imperdibili per gli amanti del genere. La nostra permanenza però qua in provincia di Cuneo non termina qui, perché vi porto al rifugio della Bistecca, che è il ristorante di Christian che abbiamo conosciuto prima e che, pensate, tratta solo vacche vecchie piemontesi da 10 anni in su. Quindi rimanete collegati, il prossimo video merita, è altrettanto bello, se non più bello di questo e più gustoso di questo. Io vi abbraccio, un saluto e che la brace sia con voi. Ciao!